Lady Diana è passata alla storia come la principessa triste, la donna perfetta da sposare ma non da amare. L'unico errore di Diana Spencer, forse, è stata quella di innamorarsi di un uomo che aveva giurato amore eterno ad un'altra donna e la fine di quel matrimonio è cominciata ancor prima che la coppia pronunciasse sì. Lady Diana la principessa triste. La vita di Lady Diana è stata segnata da una costante ricerca dell'amore, quello vero, con cui poter trascorrere una vita felice. Nel suo cammino, ancora molto giovane, venne designata come la donna perfetta che poteva camminare al fianco del principe Carlo, legittimo erede al trono d'Inghilterra, che però era innamorato di un'altra donna, Camilla Parker Bowles, che a sua volta fu costretta a sposare un altro uomo. Una lunga e travagliata storia fatta di amori intrecciati tra loro, ma non sempre hanno permesso ai protagonisti di poter trionfare, come appunto nel caso di Lady Diana. La Spencer ben presto si trovò intrappolata in questa gabbia d'oro, passando alla storia mondiale come la principessa triste. Lo scatto che testimonia l'inizio della fine. Il principe Carlo, a quanto pare, cercò in ogni modo di svincolarsi da quel vincolo che sarebbe dovuto durare tutta la vita, il matrimonio con Lady Diana. Qualsiasi cosa voglia dire amore, così aveva risposto il principe Carlo quando gli venne chiesto se fosse innamorato di Lady Diana. Quell'unione però fu destinata a non aver futuro, nonostante i tentativi fatti da Lady Diana e l'arrivo dei due figli tanto amati dalla Spencer, i quali hanno donato alla principessa un vero motivo per amare. Il fatidico inizio della fine per il rapporto da Lady Diana e il principe Carlo è testimoniato da una foto scattata dal fotografo Ken Lennox. Il principe Carlo non si è accorto di nulla. La foto di cui stiamo parlando adesso è già diventata virale da tempo, lasciando i sostenitori della famiglia reale senza parole. Ken Lennox ha scattato la foto in un momento di forte sconforto di Lady Diana, in un momento in cui il principe Carlo non ha prestato la minima attenzione alla Spencer, lasciando che tutto seguisse il suo corso, in modo noncurante. L'immagine, ancora oggi, continua a far discutere il web, nonostante la casa reale ha cercato di giustificare in un qualche modo il visto triste, deluso e amareggiato della principessa Diana che da quel momento in poi ha iniziato a vivere ogni giorno in modo straziante, un percorso che l'ha poi condotta alla morte nel 1997.